Che è il Banana Bread Parfait 2.0. Sono appena tornata dalla mia prima sessione di non so scegliere Red Curry Chicken Soup. Uscito sempre una certezza, buonissimo, solo che è già la seconda volta che mi addormento, perché lo faccio la sera, mi addormento e mi sveglio con il profumo in casa del banana bread, e quindi è andato un pochino oltre, però vabbè, non si è bruciato per fortuna, ha mantenuto la morbidezza, e quindi ora lo faccio per colazione nel mio modo in assoluto preferito, che è il banana bread parfait, ma facciamo il 2.0, quindi sempre a fettine, alternato con lo yogurt, io di soia, ma solo che pimpo up, cioè rendo ancora più gustoso yogurt di soia aggiungendo questa, che è mela disidratata di Coro. Ragazzi, una roba strepitosa, cioè dà un dolcino buonissimo, buonissimo. E ora vi faccio vedere. Sono troppo felice, vi devo raccontare. Sono appena tornata dalla mia prima sessione di nuoto. Non so se in realtà vi ho rotto le scatole anche qua su YouTube, ma dovete sapere che io ogni volta che torno dall'estate o torno da un periodo dove sono stata al mare, dico sempre ora inizio nuoto, perché io amo nuotare in mare, cioè questo ammetto che piscina, amo nuotare in mare, cioè io arrivo e mi incomincio a fare in mare le mie vasche avanti, indietro, i miei esercizietti, e sto benissimo, mi piace tantissimo, e vedo, non lo nego, che
ogni volta che termino l'estate, termino un periodo in cui nuoto tanto e sto tanto al mare, il mio corpo risponde molto bene, mi vedo meglio, cioè proprio, sembra proprio uno sport fatto per il mio corpo. Ragazzi, sono 10 anni che lo dico. Jimmy, cioè perché dico 10 anni? Perché sono 10 anni che lo ripeto a Jimmy, quindi 10 anni sono 10 anni. E io ogni volta torno e dico, ora mi iscrivo, settembre mi iscrivo. In 10 anni mai. È arrivato il momento, ce l'ho fatta, sono troppo contenta perché veramente mi sembra, sapete quando, cioè, voi non lo sapete, però io tanto, tanto spesso ricevo dei messaggi tipo, ah Silvia, come faccio a trovare la motivazione ad allenarmi, ad andare in palestra, anche solo iscrivermi mi pesa, eccetera. Io rispondo super motivante, credendoci, no, ma dai, non ti preoccupare, tu vai, vedrai che poi è tutto in discesa. La prima volta sarà difficile, ti sentirai un pesce fuor d'acqua, ma poi sarà tutto facile. Brava a dirlo, meno ad applicarlo, almeno su me stessa, almeno nell'ambito del nuoto, perché è proprio una cosa che mi ha sempre. Cioè, il solo pensiero di andare, fare, trovarmi in una situazione nuova per me mi metteva veramente a disagio, in soggezione e alla fine mi bloccava. Ho cambiato palestra, è stato co così facile. Ho cambiato palestra, ora vado in Virgin e la Virgin ha tutta la parte di piscina e anche spa, massaggio e tutto meraviglioso all'interno e quindi è veramente facile, cioè è proprio vado in palestra e alla fine vado in piscina. Ovviamente non faccio tutto in un giorno perché sennò morirei, ma poi non avrei tempo. Quindi divido le due cose, però è proprio il fatto di andare nello stesso ambiente dove mi alleno e vado a nuotare che mi dà tranquillità e sicurezza. Ovviamente io ora sono appena tornata, non vi ho portato con me perché è stata un po' una decisione last second, proprio ho detto, infatti sono andata a Luna, l'orario peggiore, c'era un casino, però vabbè, sono andata e l'ho fatto. Proprio a Luna ho detto, se non vado ora non andrò mai più e poi voglio andare adesso, ero proprio anche nervosa. Quindi sono andata, l'ho fatto, sono super eccitata. Ovviamente ho fatto le mie cavolate del tipo, ho dimenticato perché succede sempre qualcosa. Soprattutto quando fai qualcosa di nuovo, dimentichi sempre qualcosa, è normale. E io ho dimenticato il lucchetto e quindi mi sono messa tutte le mie cose in tasca, tipo le chiavi dello scooter. Ho lasciato ovviamente l'armadietto con i miei vestiti aperto, però ho detto, vabbè, ora. Vestiti. Mi è successo, però non lo so. E mi sono portata il telefono, le carte, le tessere, praticamente per passare oltre le piscine ti devi fare la doccia, quindi appoggi l'asciugamano, passi, ti fai la doccia. Ovviamente io quando poi l'ho ripreso al contrario, mi ha volato giù tutto, figura. Poi avevo gli occhialini che sono da buttare perché sono tutti vabbè, insomma, però l'ho fatto ed è stato bello, ho fatto ben 32 vasche tra nuoto libero e solo gambe o comunque insomma alcune più strong e altre meno. Sono sicura che adesso sarà tutto più facile, mi rilasserò, mi porterò il lucchetto e diventerà sempre di più parte di una routine. Però volevo condividerlo con voi perché per me è una grande cosa e sono super super contenta di averlo fatto. Mi avete visto utilizzare il tapirulan per lavorare in questi ultimi mesi? È uno tra i migliori acquisti che io abbia mai fatto per il Black Friday, se non sbaglio. E ora abbiamo acquistato la scrivania che si alza e si abbassa perché se avete visto anche nei vecchi vlog, cioè negli ultimi vlog, in tutti i vlog. Cosa faccio? Praticamente io uso la scrivania che abbiamo, ci appoggio sopra il box, quello da allenamento, e poi ci metto sopra il computer. Non è pratico, occupa tanto spazio, non mi piace come soluzione, è una soluzione troppo, cioè si vede proprio arrangiata. Voglio crearmi qui un angolo, cioè lo studio. Non abbiamo uno, cioè noi abbiamo una scrivania volante, che è questa, che gira per la stanza, gira per il coso, un casino, odio profondamente, voglio questo muro
che c'è un muro semplicemente, diventi il nostro studio, la nostra scrivania e tutto. Quindi ora lo sistemiamo, ho preso la scrivania, ma ho preso anche il quei cosi di sughero dove ci attacchi le cose, non lo useremo mai, però vediamo. Voglio proprio cambiare un pochino questo ambiente. Ok. Ma quante cose ci sono? Non sono psicologicamente pronta. Buon divertimento! Dai, aiutami, tu domani ti operi, non oggi. Che significa per qua? Ah, ok, sì. Ok. Ah. Devo dire che mi sto divertendo, ho praticamente costruito la base, ora però sono in crisi perché devo scegliere se mettere le rotelle o i piedini. E io non so scegliere, ragazzi, io ho capito che non so scegliere nella vita, perché non so scegliere. Piedini carini, ma rotelle comode per muoverlo, però poi secondo me va troppo a giro. Piedini, rotelle, rotelle, piedini. Non lo so. Non so scegliere. Mettere le rotelle. No, dai, piedini. Al massimo si alza e si sposta. Sì, piedini. Ok. Eccola, no. Ha fatto bip. Aspetta, Silvi, dammi le forbici. Aspetta. No, vabbè! Mi dai le forbici sotto il tuo piede? Adoro! Non ci credo. Tutto bello, ma... Bonsoir! Questa sera cena Thai, ricetta che... potreste vedere nel video della Thailandia se solo riuscissimo ad avere il tempo per editarlo, ma vabbè, dettagli, prima o poi arriverà, speriamo entro agosto. La guida è arrivata l'anno prossimo. Dopo, il blog dai, magari 6 mesi dopo. Dai. Quindi, questa sera facciamo una red curry chicken soup, quindi una zuppa a red curry. Praticamente come base si utilizza questa pasta di red curry, quindi è un mix di spezie, io lo prendo su coro, c'è anche verde, quindi è un altro mix di spezie, questo è un pochino più base pomodoro, c'è aglio, citronella, scalogno, galanga, sale, peperoncino essiccato, semi di coriandolo, scorza di kaffir che ho scoperto essere una foglia, che loro utilizzano tantissimo, proprio anche fresca dentro le zuppe, e ci andrebbe fresca, ovviamente qui non c'è, quindi ci accontentiamo. Cumino, curcuma, cannella, cardamomo, semi di fieno, insomma c'è un sacco di spezie, quindi si prende già pronta ed è in una consistenza proprio di pasta. E poi l'altro ingrediente fondamentale è il latte di cocco. Latte di cocco in lattina, mi raccomando, perché il latte di cocco non è quello nel brick che si beve la mattina a colazione, ma è questo qua in lattina ed è molto più denso, infatti va shakerato e, fun fact, se lo tenete in frigo si separa la parte grassa dalla parte liquida. E magari con la parte grassa ci potete fare delle preparazioni dolci, perché rimane ovviamente molto più densa rispetto alla liquida, ma noi lo utilizziamo tutto insieme. Altro ingrediente, quello che ho preso cura Jimmy, il pollo. Io avrei finito. Va bene. E poi ultimo ingrediente, abbastanza tipico ma non troppo, melanzane. Loro hanno delle melanzanine piccoline che fanno in quattro e buttano dentro. Noi abbiamo delle melanzane, sono un po' molto amarognole, quindi sì. Noi abbiamo le melanzane normali, quindi
Iniziamo la preparazione del piatto. Ricetta Thai, ma non troppo. Italianizzata con i nostri ingredienti, che è un po' Thai, ma non troppo. Ok. Hai detto tu? Scusa. Dai. Iniziamo a preparare da mangiare. Accompagnamento del riso che abbiamo fatto meal prep e quindi dal frigo scaldato un pochino. Così se è troppo piccante, riso a go. Sempre. Ti è crollato il cestino là dietro. Dai! Non si vede. Andiamo a cena con me. E vai.